Libri TV, Gianni Colacione, questa sera stiamo a Roma davanti al Ministero della Pubblica Istruzione qua a Viale Trastevere, all'interno di un presidio di lotta che è organizzato e che è messo su dai professori precari che protestano, o meglio chiedono qualcosa di ben specifico. Siamo qui in compagnia di Daniela Amore, professoressa, e ci spiega, diciamo così, tanto in modo introduttivo, il motivo di questo presidio che si protrae, perché qui, non so se potete vederlo, è una vera e propria tenda nei giardini antistanti al Ministero, e presumibilmente appunto si protrarrà per la notte e chissà per quanti altri giorni. Buonasera a tutti, noi siamo qui già da ieri per dire no al concorso che il Ministro propaganda, perché tutti gli insegnanti precari che da anni lavorano nella scuola pubblica un concorso lo hanno già effettuato. Questo concorso lo abbiamo superato dopo esami, diversi esami, addirittura chi ha fatto la SIS ha fatto 2 anni di esami e poi l'esame di stato abilitante ed un concorso numero chiuso in ingresso. Quindi non abbiamo alcuna intenzione di rifare un concorso, visto che già lo Stato ci ha sufficientemente sfruttato e fatto lavorare per tutti questi anni facendoci, cioè, sulla base di un concorso che abbiamo già superato, non si vede la ragione per cui farlo. Oltretutto questo concorso costerebbe allo Stato, bandire il concorso e quindi farcelo fare, costerebbe allo Stato un sacco di soldi che invece possono essere impiegati per rifinanziare la scuola pubblica, che in questo momento, dati i tagli della Gelmini e la riforma della Gelmini, versa in condizioni pietose. La maggioranza del personale è personale precario, che in alcuni casi da 20 anni siede sulla stessa cattedra e viene costantemente riconfermato senza però poi venire assunto il ruolo. Quindi noi, oltretutto, da sempre noi siamo in presidio, cioè, qui rimarremo contro il concorso e anche contro un'altra legge che verrà discussa a breve in Parlamento, e per questo motivo già quest'anno, ma da 3 anni noi facciamo presidi proprio per contestare lo sfacelo della scuola pubblica, il fatto che si voglia mantenere il precariato nella scuola e il fatto che comunque non ci siano prospettive di assunzione. In più arriviamo a un paradosso per cui persone che negli anni precedenti, diverse persone sono state assunte tramite il sistema di concorso e graduatorie che abbiamo già superato, e allora ci vengono a dire che la mia amica che è stata, o le persone che sono state assunte in ruolo quest'anno, il loro percorso andava bene, ma io invece, che ho lo stesso identico percorso, devo fare concorso. Questa cosa è un controsenso, oltre a ledere i miei diritti acquisiti, e in più, ripeto, va a dire poi alla gente che fondamentalmente noi siamo stati qui, abbiamo insegnato ai figli, cioè alle generazioni future, come se non avessimo titolo, quando il titolo ce l'avevamo già. Non abbiamo bisogno di dimostrare ancora, l'abbiamo conquistato sul campo noi, la nostra competenza, abbiamo dimostrato sufficientemente di essere competenti. Cosa vuole ancora, quanto ancora ci vuole sfruttare il Ministero? Per la chiarezza, quando lei parla di concorso superato, lei praticamente intende i concorsi che sono stati banditi, per esempio, non so, per 100 posti, adesso faccio dire per dire, e la graduatoria dal 101esimo al tot, siete praticamente voi, insomma, in pratica, che però siete stati ugualmente messi, chiamati a lavorare. No, guarda, questo è il concorso del 99 che aveva questa struttura, in molte classi di concorso questo tipo di concorso ha già esaurito le graduatorie, sono poche le graduatorie che sono rimaste ancora in piedi, per esempio educazione fisica, dove c'è gente che sta da 30 anni, aspetta il ruolo da 2 concorsi diversi. Invece il personale che ha fatto le SIS ha fatto una prova perché avevano eliminato il vecchio concorso, anche qui sta il paradosso, il vecchio concorso non andava più bene perché non formava gli insegnanti, era nozionistico, hanno fatto una scuola specializzazione con concorso a numero chiuso in ingresso, quindi noi abbiamo fatto un concorso per entrare e dovevamo trovare il posto alla fine, posto che non abbiamo trovato perché c'è l'interesse a tenerci precari. Dopodiché abbiamo fatto lezioni, tirocinio, siamo stati valutati da professori di scuola sulle nostre competenze didattiche, abbiamo fatto esami al primo anno, esami al secondo anno e l'esame di stato abilitante, sempre con la valutazione non solo delle competenze nozionistiche, cioè sulle nostre materie, ma anche sulle competenze didattiche, cioè sulle nostre capacità didattiche, perché ci avevano detto il concorso col vecchio sistema non va bene, questo è il nuovo sistema e il nostro sistema ha avuto valore concorsuale. E dopo che tu hai formato gli insegnanti mi proponi un concorso che invece è identico a quello vecchio che avevi detto che non funzionava. Cioè,
Per di più, formi gli insegnanti, spendi soldi, noi abbiamo speso soldi, ma anche lo Stato ha investito pagando il personale per formarci, ci valuti. Siamo stati valutati in grado di insegnare, cosa dobbiamo ancora fare dopo averlo dimostrato oltretutto a tutti i nostri alunni, cioè tutti i ragazzi che noi abbiamo formato e che ancora si ricordano di noi. Ok, sì, importante questo chiarimento, quindi però comunque sia resta il fatto che voi siete, insomma, poi è importante anche in questo mestiere il contatto un po' con i ragazzi, e voi vi siete fatti un'esperienza che magari l'ipotetico candidato che supererà questo futuro concorso, se ci sarà, comunque sia non ha, quindi... No, oddio, in realtà c'è anche un altro inghippo, perché questo concorso sembra sia bandito solo per gli abilitati, cioè solo per quelli che hanno già superato il concorso e stanno nelle graduatorie. Oltretutto, e che hanno già esperienza, quindi è un ulteriore controsenso pensare di bandire un concorso. E invece sarebbe meglio, molto meglio, assumere persone che già lavorano nella scuola e dare così ai ragazzi quella continuità didattica che permetterebbe loro di avere una formazione più, cioè, di migliore qualità, più adeguata, perché noi cambiamo scuola ogni anno e questo comunque lede alla relazione con i ragazzi che ti si affezionano e con i quali cominci un percorso formativo e con i quali vorresti continuarlo. Noi non riusciamo mai a fare un progetto comunque a lungo termine con i ragazzi e loro comunque ad avere una continuità che permetterebbe di apprendere meglio, perché dopo aver creato la relazione a quel punto si instaura la relazione didattica dopo aver instaurato quella educativa. E nelle scuole italiane praticamente per la maggior parte siamo circa 150.000 quelli che lavoriamo, 300.000 nelle graduatorie, ecco 150.000 persone, cioè che ogni anno 150.000 classi che ogni anno cambiano docente e non sanno se l'anno prossimo ritroveranno il loro professore. Certo, questo anche, diciamo, da parte dei ragazzi umanamente non è l'ideale. Senta, ma attualmente o fino adesso il vostro trattamento retributivo e anche previdenziale è stato equiparato a quello degli altri professori? Allora, il nostro trattamento economico viene equiparato al contratto nazionale, quindi il trattamento economico però rimane sempre il trattamento economico di base. Per di più, se anche venissimo assunti in ruolo, noi avremmo il primo scatto di anzianità dopo 9 anni e tutto il pre-ruolo non ci verrebbe riconosciuto per intero, cioè magari di 19 anni di precariato te ne vengono riconosciuti 11, quindi vai a perdere poi sulla pensione diciamo una notevole quota. A parte questo, da contratto nazionale noi non abbiamo gli stessi diritti degli insegnanti di ruolo. Faccio un esempio: i permessi retribuiti per motivi di studio di lavoro, non so, mi devo andare a fare un concorso, io non ce li ho riconosciuti, io ho riconosciuto soltanto malattia e lutto e ferie. Il resto dei permessi retribuiti per motivi familiari, per altri motivi, noi non ce li abbiamo, noi dovremmo interrompere il contratto. Quindi c'è comunque una disparità di trattamento tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato. Cioè anche questo, però di questo sono responsabili i sindacati che quando firmano non effettivamente non difendono pienamente i diritti dei precari, cioè i diritti di chi fa lo stesso identico lavoro poi. Sì, sì, è molto chiaro, diciamo, la differenza tra trattamento del precariato in Italia e di persone che fanno la stessa mansione, però hanno una tipologia contrattuale diversa, purtroppo è molto molto diffusa, anche poi dopo per quanto riguarda, diciamo, i trattamenti previdenziali. Le volevo chiedere un'altra cosa, che numero è, diciamo, quante persone coinvolge questa vostra mobilitazione, quanti siete insomma? Allora, i precari sono tutti indignati, soprattutto coloro che appunto si trovano nella situazione di dover rifare un concorso quando sono da anni in graduatoria, e quindi un numero potenziale è quello di 300.000. Al presidio adesso purtroppo c'è il periodo delle nostre convocazioni, noi stiamo comunque pensando di organizzare una forte mobilitazione nazionale prima che esca il bando, quindi a fine settembre, anzi il 9 abbiamo un'assemblea nazionale proprio per discuterne, e in ogni caso nelle varie province d'Italia dove ci sono le convocazioni i precari si stanno mobilitando per bloccare le convocazioni, per informare, per appunto cercare di far capire che il concorso comunque è una truffa e lede i diritti dei precari piuttosto che essere qualcosa di vantaggioso. Oltretutto ci dicono che questa cosa viene fatta per i giovani, ma se fai un concorso solo per gli abilitati siamo noi, e se siamo ancora giovani, ed eravamo giovani quando siamo entrati in graduatoria tra l'altro, per cui c'è anche un bluff nei confronti dei ragazzi e dei loro reati che si illudono di poter partecipare e non potranno. Senta Daniela, in tutta questa, diciamo, vertenza, se così possiamo chiamarla, i sindacati diciamo confederati, insomma tutti i vari sindacati della scuola, come sono posizionati? Sono uniti, sono divisi, vi supportano?
vorremmo capirlo anche noi fondamentalmente. Domani i sindacati avranno un incontro con il ministro, la posizione a quello che sembra è di un no al concorso, però non si capisce poi bene quali siano le proposte che portano e quanto poi netto sia questo no al concorso, quanto siano disposti ai compromessi. Noi non scendiamo a compromessi, cioè noi anzi, uno dei motivi per cui esiste un movimento auto-organizzato è il fatto che i sindacati nelle varie trattative e vertenze riguardanti i precari non sempre ci hanno difeso e spesso, molto spesso ci hanno deluso. Questo, diciamo, vostro movimento, questa, ha un nome, un'organizzazione? Cioè... Ah, allora, ci chiamiamo Precari Uniti Contro i Tagli, tempo, cioè, comunque nei territoriali sono diversi coordinamenti precari scuola, che ci siamo riuniti in un gruppo Facebook che però raccoglie tutti i coordinamenti nazionali che sono attivi anche nel territorio e tutte le persone che vogliono entrare. Ed è un significativo il fatto che ci chiamiamo Precari Uniti Contro i Tagli, perché proprio sono gli 8 miliardi di tagli della Gelmini che di fatto hanno determinato a cascata tutta una serie di provvedimenti che ci hanno danneggiato, hanno danneggiato noi ma anche la scuola in generale. Uscendo un pochino da questa, diciamo, da questa situazione molto, diciamo, settoriale, perché riguarda una categoria ben esatta, ben precisa, che sono appunto i lavoratori della scuola e i professori. Parlando un pochino come cittadini e probabilmente anche come genitori, secondo lei in Italia la scuola nel passato ha ricevuto l'attenzione dovuta oppure no? Secondo me no, nel senso che la scuola è il motore del futuro e anzi gli investimenti e le iniziative sulla scuola sono state veramente poche, soprattutto gli investimenti. L'unico forse momento, perché io ricordi, in cui c'è stato un forte impulso verso la scuola è stato quando hanno istituito la scuola media unica, proprio perché quando la scuola è diventata da possibilità d'elite scuola di massa, cioè quando anche quelle scuole, i licei furono aperti a tutti, quando a tutti fu data la possibilità di entrare all'università. Questo è stato forse il più grande momento di rivoluzione della scuola italiana, e l'altro è stato quando hanno rivisto i programmi delle scuole elementari, che però la Gelmini ha praticamente segato tornando indietro quasi di 50 anni. Ecco, nella scuola cioè forse una volta ci si credeva di più. È quello che dovremmo ritornare a fare, credere di più nella scuola, nella possibilità che la scuola effettivamente crei, formi dei cittadini con un senso critico, questo fa la scuola. Cioè, la scuola è la base della cittadinanza di oggi e della cittadinanza di domani. Investire nella scuola non è perdere soldi, ma è anzi, al contrario, creare possibilità. Quindi in sintesi lei dice, come anch'io in qualche modo penso, essere adattata più come nei bilanci una fonte di spesa più che fonte di investimento? Purtroppo sì, tant'è vero che continuano a tagliare, ma poi ci troviamo di strumenti didattici, per non parlare della carta igienica, ma diverse difficoltà a cui noi facciamo fronte, perché per amore del lavoro ci paghiamo tutto per dare ai ragazzi comunque le stesse possibilità, tutti le stesse possibilità, cioè la scuola della Costituzione è una scuola aperta a tutti, finanziata dalla fiscalità generale, ma finanziata seriamente, perché non è un peso la scuola, e anzi, cioè fondamentalmente è proprio quello, la scuola e la sanità sono i servizi pubblici su cui investire, perché garantiscono che la cittadinanza possa essere attiva e possa essere attiva non solo, cioè fisicamente, ma soprattutto attiva mentalmente, possa garantire l'innovazione e la ricerca. Dobbiamo cercare di investire su questo, sull'avere dei cittadini che domani sapranno fare il loro non il loro lavoro, sapranno essere uomini. Daniela Amore, la ringraziamo per queste spiegazioni che ci ha dato. Volevo suggerirle, visto che cerchiamo di fare informazione anche noi, nel nostro piccolo, di ridare il nome di questo gruppo Facebook, che è un pochino il gruppo in cui vi siete riuniti in qualche modo su internet. Se vuole aggiungere qualcosa? Allora, Precari Uniti Contro i Tagli è il nome del gruppo. Quello che aggiungiamo è che chi può da Roma, da altre parti d'Italia, venga al presidio e partecipi alle mobilitazioni. Noi abbiamo un'assemblea nazionale al Cielo Sopra l'Esquilino in via Galilei, è aperta, è pubblica, partecipate e date il vostro contributo, non soltanto insegnanti precari, cioè deve essere coinvolta tutta la società, perché la scuola non è un problema degli insegnanti o degli studenti, è un problema della società, perché nella scuola si crea la società di domani. Ringraziamo Daniela Amore e le diamo appuntamento su Liberi.tv per questa intervista, se vorrà anche vedere anche altre cose che abbiamo fatto. Grazie ancora.